come diceva quell'adagio, la pioggia non può cadere per sempre, qualcosa del genere. E quanto ci auguriamo di cuore, e come noi se lo augurano anche i tantissimi fan accorsi sugli spalti quest'oggi. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova emozionante gara del gioco più bello, spettacolare e divertente del mondo. Tra poco si parte, allacciate le cinture. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da cinque centrocampisti. Con questo modulo, Fabio, sembra di essere tornati agli anni 70, quando tutte le squadre giocavano in questo modo. In un certo senso è l'evoluzione del famoso catenaccio. Certo, oggi il ruolo del libero è pressoché scomparso. Si può dire che il suo erede naturale sia il regista arretrato. Si posiziona a protezione dei suoi difensori, non più dietro ma davanti. E ha il doppio compito di difensore aggiunto e organizzatore delle transizioni offensive della squadra. E si comincia! Patrick. Pallone lungo in verticale. E passa! Riceve in ottima posizione, qui deve tirare e c'è il gol della Lazio. Hanno avuto una partenza bruciante, ora però devono restare concentrati, la partita è ancora molto lunga. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato la punta del favore fuori. È stato bravo a colpire subito, ma la difesa gli ha lasciato troppo spazio. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Baragò. Pisacane. In avanti, vuol far salire i compagni. Radu. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Lungo passaggio in avanti. Buona deviazione del portiere. Savic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è l'opportunità per il contropiede. Si libera la grande. Ci sarà rimessa laterale. Baragò prova a giocarla in profondità. Diego Farias allarga il gioco a destra. Lulic. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova la giocata nello spazio. Si libera della palla ed evita complicazioni. Immobile. Qui può partire il contropiede. Passaggio sulla destra. Cerca un compagno. Calibra un bel pallone. Ottimo disimpegno, fondamentale. C'è la palla lunga, in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ecco Immobile. Il portiere la calcia lontano. Parolo. Bella apertura. Sulla destra.
palla in avanti verso il compagno. La mette sulla sinistra. Patrick, di forza. Padoin. Si lancia sulla fascia sinistra. Occhio al traversone. Può andare al tiro. Casedo sul pallone. Tocco morbido. Padoin sbroglia la situazione. Soltanto rimessa laterale qui. Cerca spazio. Prova con il tocco basso. Allontana il pericolo. Barella la gioca a sinistra. João Pedro. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Ionita. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali e così siamo evidentemente sull'1-0. Parolo. Prova a verticalizzare. Riceve un pallone interessante. Tentativo in avanti, lungo. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Padoin cerca un varco con un pallone lungo. Libera tempestivamente. Padoin. Barella riceve la palla. Spazza via. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Patrick. Parolo. Prova il filtrante. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ecco Immobile. Lulic vuole la profondità. Immobile riceve un bel pallone, la butta via e fa respirare la difesa. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Ionita cerca spazio. Allontana il pallone. Padoin. Opta per il lancio lungo. Ci mette una pezza. Cerca un compagno. Cross verso il centro. Spazza via. La mette sulla sinistra. Occhio, ci riprova. Conclusione. Ce l'hanno fatta. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico. Poi si è coordinato e è andato al tiro. Si riparte di nuovo in parità.
Sono tornati in partita, Fabio. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Caicedo, Parolo, prova la giocata nello spazio, può concludere Diego Farias. Bella rete di passaggi, cerca un compagno, passaggio in avanti nello spazio, palla allontanata senza troppi complimenti. Prova il filtrante. Ionita scatta verso il pallone. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Riceve il passaggio. La gioca corta. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a passare con un pallone profondo. Bel gesto tecnico. Cerca, può tentare la conclusione. Non riesce a convertire il cross in rete. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Decidono di giocarla all'indietro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Radu perde l'equilibrio e l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Il portiere si è addirittura superato. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Vuole la profondità. La mette in avanti. Cerca spazio. Caicedo. Può andare. Vuole la profondità. Bella parata. Conclusione. E hanno sfiorato il gol. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Lulic prova con la palla lunga. Stanno giocando bene adesso, è il tempo che sta per scadere. Ionita. Prova il filtrante. Tocco preciso. C'è la palla lunga in avanti. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo.
credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Come giudichi la partita?